Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi in questo video vorrei rispondere a un tag. È il tag delle 5 domande impossibili. Sono stata taggata da Chiacchiere sul divano, che saluto e ringrazio per avermi taggata, ma questo tag è stato ideato da Sontina F. Vi lascio in descrizione i link di entrambi i canali così potete andare a vederli. Come vi dicevo, questo è il tag delle 5 domande impossibili e questa cosa mi fa sorridere perché io negli ultimi anni mi sono veramente specializzata in cose impossibili. Quindi questo tag proprio mi calza a pennello, perché è proprio il mio questo. Quindi proviamo a rispondere a queste 5 domande impossibili. La prima è: siamo nell'era del turismo spaziale. Ti viene offerto un volo andata e ritorno per la Luna. Accetti? Ma io direi di no, perché comunque preferisco restare sulla Terra, preferisco avere quelle poche certezze che comunque ci sono concesse, quindi stare con i piedi per terra, perché sinceramente l'idea di andare nello spazio non è che mi affascini tanto, avrei veramente paura di non tornare indietro poi, quindi non credo che vorrei andare sulla Luna, che accetterei, anche se c'è un lato che mi affascina molto. Io, come sapete, amo fare fotografie, quindi pensate che belle foto che potrei fare se io fossi sulla Luna. Potrei fotografare proprio il globo terrestre, sarebbe una cosa stupenda. Quindi quello mi piacerebbe e sarebbe un po' l'unica cosa che mi farebbe vacillare, però poi alla fine penso che non accetterei. Seconda domanda. Hai davanti a te tre negozi, uno di abbigliamento, una gioielleria e una libreria. Puoi entrare in uno di essi e prendere liberamente 10 articoli. Quale scegli? Dunque, io probabilmente qualche anno fa, senza indugio, avrei risposto la libreria, solo che io adesso sono letteralmente sommersa dai libri, perché veramente in casa mia libri non ce ne stanno più. Quindi sicuramente non potrei andare a comprare, a prendere comunque 10 libri perché non saprei assolutamente dove collocarli, quindi la libreria purtroppo la devo escludere. La gioielleria mi piace tantissimo perché io comunque amo tutto quello che luccica, quindi mi piace la bigiotteria, mi piacciono i gioielli, mi piace i bijou in generale, mi piacciono tantissimo. Però sono fortunata perché spesso mi vengono regalate queste cose e quindi sceglierei sicuramente l'abbigliamento, il negozio di abbigliamento, perché invece le cose di abbigliamento non mi vengono regalate spesso e devo dire che forse è un bene, perché io ho i gusti difficili in fatto di abbigliamento e inoltre ho una taglia piccolissima, quindi molto spesso mi regalano cose che poi sono troppo larghe, quindi le devo andare a cambiare, quindi magari c'è un modello che veste troppo largo, quindi poi alla fine lo devo stringere, insomma, diciamo che l'abbigliamento preferisco comprarmelo io e quindi sceglierei sicuramente un negozio di quel genere, mi prenderei 10 articoli, sarebbe fantastico. Terza domanda: sei single e sei corteggiatissima da un calciatore, un politico e un illustre scienziato. Chi scegli? Qui mi verrebbe una risposta spontanea, assolutamente poco seria, che è: scelgo il più figo dei tre, perché sì, mi corteggiano, ma bisogna anche vedere come sono, se sono abbastanza affascinanti e se sanno comunque conquistarmi, quindi sicuramente sceglierei quello che riesce ad affascinarmi di più. Però questa comunque è una risposta così, prendetela con ironia. Se devo rispondere seriamente, sceglierei l'illustre scienziato perché comunque a me l'uomo di cultura mi affascina, a me ha sempre affascinato l'uomo di cultura, per me la cultura è veramente importante, quindi sicuramente andrei a scegliere l'illustre scienziato. Io devo dire che il mio compagno attuale è un uomo di grande cultura, perché è veramente un uomo di cultura che ha saputo affascinarmi e conquistarmi con la sua cultura, quindi sicuramente andrei a scegliere l'illustre scienziato. Quarta domanda: sei il nuovo presidente del consiglio e quindi mi verrebbe da dire, quindi il problema dello stipendio tutti i mesi lo abbiamo risolto. Vabbè, sei il nuovo presidente del consiglio. Quale sarà il primo provvedimento di legge che proporrai? Dunque, io non amo tanto parlare di politica, soprattutto qua su YouTube, perché c'è sempre il rischio che si inneschi qualche fraintendimento e qualche polemica. Però
Quindi darò una risposta molto molto vaga e generale. Io sicuramente andrei ad agire sulle pensioni, perché comunque il problema esiste ed è anche molto serio, perché tutti quelli che a partire dalla mia generazione e che vengono dopo, quindi non quelli che adesso ci sono abbastanza vicini, ma quelli che comunque ci sono ancora tanto lontani, come ad esempio la mia generazione, andranno tutti in pensione con il sistema contributivo. Questo che cosa significa? Significa che, considerando che il montante contributivo attuale è bassissimo, noi, nel momento in cui avremo forse la fortuna di andare in pensione, perché non è neanche detto che riusciamo a vederla noi la pensione, comunque, qualora dovessimo riuscirci, noi andremo in pensione ipotizzando un lavoro a tempo indeterminato, magari anche abbastanza ben pagato, con 45 anni di contributi, 46, 47, quelli che saranno quando toccherà a noi. Noi, se siamo fortunati, andremo in pensione con il 50% dell'ultimo stipendio. Questo significa che se uno è fortunato e guadagna 2.000 euro, si prende 1.000 euro di pensione. Ma se una persona è più sfortunata e va in pensione con 1.000 euro, significa che ne prenderà 500 di pensione. Quindi per noi non funziona più come funzionava per i nostri nonni e per i nostri padri, che comunque magari andavano in pensione prendendo come pensione l'ultimo stipendio che avevano appunto ricevuto quando lavoravano. Noi andremo in pensione con una cifra veramente molto 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 bassa. Quindi, secondo me, quando toccherà a noi ci sarà una macelleria sociale. Quindi, secondo me, questo è un grande problema. Vedo che le persone non ne parlano, perché figuriamoci se i politici danno un pochino di consapevolezza a noi giovani su questo, se ne guardano bene, perché io vedo che quando parlo di questa cosa non è tanto capita, recepita. Mi sembra che cadano un po' dalle nuvole, dicono: ah sì, vabbè, ma poi cambieranno ancora tante cose. Sì, ok, ma se non cambiano è un gran casino. Quindi quello che io farei, se fossi il Presidente del Consiglio, sarebbe sicuramente andare ad agire sulla possibilità di alzare il montante contributivo per noi, per la mia generazione e per quella dopo, in modo da andare poi in pensione con una cifra che sia comunque dignitosa. Per alzare il montante contributivo bisogna necessariamente abbassare il debito pubblico dell'Italia. Il debito pubblico dell'Italia è il più alto forse del mondo, comunque uno tra i più alti, quindi è necessario abbassarlo. Per abbassarlo bisogna ovviamente tagliare le spese. Per tagliare le spese bisogna fare delle scelte che magari sono considerate un po' impopolari, ma vanno fatte. E qua mi fermo. Non entro nei dettagli perché, ripeto, non voglio parlare di politica su YouTube, perché non voglio poi andare ad innescare dei fraintendimenti e delle polemiche, perché assolutamente sul mio canale non voglio roba politica e roba di questo genere. Quindi questa è la risposta, ma mi fermo. Stop. Quinta domanda. Puoi avere un colloquio a tu per tu con Papa Francesco. Cosa gli chiedi? Questa è una domanda difficilissima, perché io ho sempre vissuto la mia fede in modo molto personale e molto riservato. Non sono mai stata granché praticante, quindi non ho mai avuto tanti rapporti con la Chiesa. C'è stato un periodo in cui addirittura non ne avevo proprio di nessun tipo di rapporto con la Chiesa. Poi ho fatto delle riflessioni mie, io sono arrivata a fare la comunione in tarda età, perché io ho fatto la prima comunione che avevo già 20, 25 anni, 23, forse comunque ero già adulta. Quindi, insomma, ho fatto un cammino religioso un po' mio, un po' personale. Quindi, avendo io un rapporto veramente molto personale con la mia fede e anche con la religione in generale, io non avrei delle domande particolari da fargli o comunque qualcosa da chiedergli, quindi l'unica cosa che potrei fare potrebbe essere quella di chiedergli di ricevere personalmente tutte quelle persone che hanno qualcosa di importante da chiedergli, qualcosa di importante per loro, qualcosa di importante per la Chiesa. E quindi gli chiederei di dedicare un pochino del suo tempo per ricevere personalmente queste persone, ascoltare quello che hanno da chiedergli e possibilmente cercare anche magari di aiutarle, di venirgli incontro qualora fosse una cosa possibile e realizzabile. Quindi gli chiederei questo.
Bene, il tag era finito, erano 5 domande, spero di avervi tenuto compagnia. Taggo tutti quelli che desiderano fare questo tag perché non c'è una domanda specifica che chiede di taggare, quindi io taggo tutti, tutti quanti, tutti quelli che hanno il desiderio di rispondere a queste 5 domande impossibili. Se per caso fate il tag, fatemelo sapere nei commenti così io vado a vedere il vostro video. Vi mando un bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un bel like al video se vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!